Cari amici, dunque, credo che tutti voi abbiate sentito parlare di Tinder, questo sito, diciamo, di incontri virtuali ovviamente, dove praticamente le persone si iscrivono, caricano le fotine e vengono, diciamo, selezionati da potenziali partner. Quindi, da quello che ho capito, chi mette il like, insomma, chi mette il like all'altro, diciamo, gli dà una sorta di feedback, insomma, di gradimento. Dopodiché, credo che se anche l'altro ricambia questo like, c'è il match, ho capito qualcosa del genere. Per cui, una volta che c'è questo match, poi le persone cominciano a parlare, o possono parlare anche prima, questo non lo so, però comunque cominciano a chattare e eventualmente poi, se la cosa va avanti, non so, si incontrano, eccetera, eccetera. Allora, dunque, io questo Tinder non l'ho mai, insomma, questo tipo di cosa non l'ho mai considerata molto molto efficace, molto positiva. Perché comunque su questo tipo di insomma di siti, di pagine, di app, come si chiamano loro, diciamo che la selezione di persone si basa quasi esclusivamente su sull'estetica, quindi sulle foto. Quindi tutto quello che poi alla fine è molto più potenzialmente molto più coinvolgente di una persona non viene fuori. Quindi ci sono queste bio che poi io su alcuni social sono venute fuori, insomma, le persone postano alcune bio, insomma, particolari che trovano sul Tinder, e devo dire che la maggior parte di queste qua sono al limite dello psicopatico, insomma, della psicopatia, perché ormai è tutto un pullulare di queste qua, chiaramente, con questi aggettivi strani, magari che queer, chi non so, che scrivono cose comunque strane. Se vi andate a vedere il canale di Richard Cooper, dove lui analizza queste, tra le varie cose, analizza queste bio, vi farete delle belle risate, perché comunque nella maggior parte dei casi tutti questi aggettivi strani che loro postano nascondono sempre, diciamo, delle red flag in un certo senso. Quelle un po' più sfidate sono le donne, devo dire, sono quelle lì, sono le donne che praticamente diciamo sono solite postare queste bio molto, diciamo, molto strane. Comunque molte sono le strong woman, strong women, alpha women, tutte quelle robe lì, le tipiche che non hanno bisogno di nessuno e stanno bene da sole, però stanno sul Tinder ovviamente, quindi le solite cose, diciamo, vabbè. Allora, io ho trovato questo articolo simpatico che parla di Tinder, dove ci sono anche persone che hanno avuto esperienze di questo Tinder, che poi la maggior parte delle volte sono esperienze abbastanza, come dire, abbastanza che muoiono lì, sono le cosiddette one night stand generalmente, perché poi su Tinder difficilmente trovi poi magari l'amore della tua vita, ecco, è difficile secondo me. Queste sono più cose che si trovano dal vivo generalmente, perché ripeto, poi come dire, l'attrazione, l'affinità, tutte queste cose qui sono il risultato di come dire, di tanti aspetti che assolutamente l'estetica non comprende. Quindi chiaramente sono il risultato di la cosiddetta chimica, no? Che si crea. È un qualcosa che alla fine ha a che fare con i modi di fare, con lo sguardo, che vi devo dire, il profumo, il modo di parlare, tutte queste cose qui, che chiaramente su Tinder non viene fuori, perché comunque Tinder si basa esclusivamente su delle foto, su un'estetica.
Vabbè, comunque, al di là di questo, io vi leggo un po' questo articolo. Allora, chissà quante volte avrete provato quel senso di amarezza e desolazione di fronte all'ennesima serie di 100 spolliciate conclusasi senza neanche un match. Quindi, evidentemente, loro mettono il like, danno il like per esempio a una ragazza, però questa qui non contraccambia, evidentemente, o qualcosa del genere. Su Tinder l'abbiamo visto, le donne fanno selezione spietata. Solo l'esigua minoranza di privilegiati che supera la scrematura estetica ed economica riesce a combinare un appuntamento. Chi ha i tratti migliori del viso e o mostra lo stile di vita e la posizione sociale più interessante prende tutto ciò che c'è sul banco. Allora, loro si basano sempre sulla cosiddetta teoria LMS, per cui questo è scritto da un uomo, quindi questo è un punto di vista maschile. Quindi praticamente. Perché da quello che ho capito gli uomini sono quelli che hanno più difficoltà e questo è anche ovvio perché c'è anche un altro perché l'uomo generalmente per l'uomo più funziona questa cosa nel senso che l'uomo è generalmente più visivo tende ad essere attratto da un qualcosa di estetico ok mentre la donna invece ha bisogno di più diciamo parametri. Adesso queste qua sicuramente si basano molto anche sull'estetica, su questo sono d'accordo, perché io insomma conosco persone che proprio sfogliano questo coso, questo no, questo no, questo no, questo no. Però diciamo che poi alla fine sì, il belloccio magari ti può anche far piacere, però diciamo che non basta questo, ecco, diciamo che non basta. Quindi queste qua fanno una selezione anche magari. Sullo status, ok? Perché noi siamo attirati dallo status in realtà. Siamo molto più attirati dallo status che dall'estetica. Dallo status si intende non, diciamo, non solo i soldi, diciamo, in sé, la posizione economica in sé, perché ripeto, tu puoi avere anche una buona posizione economica perché spacci la droga oppure perché hai ereditato qualcosa. Però quindi non è tanto questo proprio in sé, ma quello che ci attira è proprio l'uomo che comunque se la sappia cavare, ok? L'uomo che comunque sopravvive, che se la sa cavare, che comunque. Poi diciamo che la posizione economica è una conseguenza di una persona così, però generalmente a noi piace quel senso di sicurezza che c'è una persona che se la sa cavare, ecco, mettiamola così. Allora, quindi è successo che è stato anche fatto un documentario, un docufilm, su questo tizio che è riuscito a ingannare parecchie donne. Quindi, anche se queste donne andavano lì sopra a fare le girl power, che loro non hanno bisogno di nessuno, selezionano, eccetera, eccetera, poi sono state fregate. Ecco. Allora. Dunque, questo qua lo scrive. Nella nota app di incontri è anche facile fingersi ciò che non si è e millantare un valore di mercato inesistente. Chiunque può migliorare le proprie foto e alterarsi i connotati, oppure scrivere della biografia ed essere un grande manager o persino un astronauta, per cui chiaramente, quando magari non è vero. Allora, ma l'arte della mistificazione si può spingere ben oltre questi mezzucci e conosce solamente il limite del babismo femminile, il quale, come sappiamo, ha soglie molto basse. Ce lo insegna Simon Leviev, si scrive, non so come si legge, o meglio Shimon Yehuda Hayut, un israeliano sulla Trentina, figlio di un rabbino, che ha avuto la geniale idea di utilizzare l'app della fiamma per intortare e truffare centinaia di donne, fregandosi qualcosa del tipo 10 milioni di 10 milioni di dollari. Mamma mia. Allora, la strategia qual era di questo qua? Si fingeva miliardario, esibiva uno stile di vita da nababbo, dichiarava diverse false identità, tra cui il più recentemente, vabbè, figlio di questo qua, magnate di diamanti, eccetera, eccetera. Allora, macciava le varie gold digger del web. Le faceva volare in jet privati, le scarrozzava in limousine, le portava in feste e ristoranti lussuosi. Dopo essersi lavorate per bene, anche per mesi, chiedeva loro in prestito del denaro con la scusa di essere in grave pericolo a causa di concorrenti spietati che attentavano alla sua vita.
ed aveva bloccato i conti per non farsi rintracciare. I soldi ottenuti in prestito servivano per pagare i lussi con i quali intortava le vittime successive. Allora, la sua storia è l'oggetto del docufilm Il truffatore di Tinder. Allora, tre delle sue vittime ci hanno messo la faccia e hanno raccontato tutta questa storia. Allora, c'è stata questa norvegese, poi c'è stata una svedese e un'olandese. Allora, infatti dice, le altre due, una svedese e un'olandese, sono di livello estetico inferiore, non brutte, ma decisamente wallate. Allora, wallate vuol dire che hanno praticamente sbattuto la testa contro il muro. Il muro praticamente è, nel loro linguaggio, è praticamente quella soglia di età a cui arriviamo tutti ovviamente, ed è una soglia di età in cui la appetibilità praticamente di una donna, quindi il suo valore di mercato, come si suol dire, scende. Quindi generalmente questa età si aggira intorno ai, insomma, dopo i 25, dai 25 in poi, può essere 28, 30, non lo so. Però diciamo è una soglia, poi dipende anche da uno come invecchia ovviamente, perché ci sono donne magari che a 35 anni hanno un aspetto ancora, diciamo, giovanile, anche se comunque tu puoi avere anche l'aspetto giovanile, l'età biologica poi è quella lì. Così come ci sono donne che già a 30 anni invecchiano, quindi dipende anche, è una cosa anche genetica, dipende anche per esempio dallo stile di vita, se si è fumatori, se si è sempre, per esempio ho delle amiche che hanno sempre, sono sempre delle patite, dell'abbronzatura, delle lampade, che già a 30 anni erano piene di rughe, il collo pieno di rughe, perché chiaramente, soprattutto se fumatrici, ovviamente hanno la pelle rovinata già a 30 anni. Quindi, dicevamo, alcune di queste donne quindi sono un pochino in là con gli anni, per cui che succede? Che avendo poi una certa difficoltà nell'incontrare persone dal vivo, perché a una certa età innanzitutto sei meno appetibile chiaramente, poi cosa succede? Che anche le occasioni di uscita, di svago sono minori, perché tu cominci magari ad avere lavoro a tempo pieno, responsabilità, l'affitto, non hai tempo, sei stressata, eccetera, eccetera. Per cui le occasioni per uscire sono sempre minori, non sono più certamente quelle dei 20 anni. Poi ovviamente una donna 35enne, anche se incontra il 38enne, che succede? Che il 38enne adesso non, la 35enne magari non la vuole più, ma vuole la 25enne, perché comunque è inutile che mi vengano a dire che noi siamo splendide fino anche a 97 anni. Insomma, il cavolo, ma un uomo da questo punto di vista è il coltello dalla parte del manico, perché un uomo è appetibile anche a 50 anni, a 55, anzi, forse molti uomini sono più appetibili a 50 anni che a 20, perché acquisiscono status. Ripeto, sempre parlando di uomini magari di un certo tipo. Perché poi magari è normale, se tu consideri l'uomo che ogni mattina zappa la terra alle 4 di mattina, sicuramente a 50 anni sarà distrutto, avrà un fisico, un aspetto pure molto, diciamo, deteriorato. Però se già parliamo di uomini che fanno attività più intellettuali, uomini magari che professionisti, il professionista è sicuramente più appetibile a 50 anni che a 20, ovviamente. Mentre invece però la donna è il contrario, la donna è più appetibile a 20 perché è giovane. Perché i nostri punti di forza sono la giovinezza, la fertilità. Quindi comunque diciamo che un uomo di 40, di 45, di 50, che abbia acquisito status, ha sicuramente dalla sua parte il vantaggio di potersi permettere anche la 25enne, la 30enne. Mentre invece la donna, che anche una supermodella, ok, anche una supermodella che però comincia ad avere 30 anni, 35, 37, è sempre meno appetibile, perché anche il quarantenne a quel punto non si prende più anche la fotomodella di 37 anni, ma si prende quella di 25. Questo è normale, questa cosa, e anche se non si può dire più perché è politicamente scorretto, ma comunque questa è la verità, perché noi siamo appetibili quando siamo giovani, è inutile che ci illudiamo di. Poi sì, possiamo essere curate, carine, tutto quello che vogliamo, sicuramente, però
Diciamo che da una certa età in poi possiamo ambire a relazioni di tipo diverso. Ecco, mettiamola così. Mentre l'uomo può anche cominciare da capo a 50 anni con una più giovane per farsi una famiglia, per esempio, una donna non lo può più fare. Una donna, se per esempio è superata i 35, può sicuramente trovare qualcuno, io non dico di no, però cominciano ad essere relazioni diverse. Magari si becca il, non lo so, il separato, che magari. Con cui insomma passare delle serate, con cui farsi una vacanza, queste robe qui, il vedovo, non lo so, queste robe qui, però non è già più il tipo di relazione che puoi cominciare quando hai 20 anni, 22, 23, è già una cosa diversa questa qui, non è più la stessa, mentre l'uomo invece, l'uomo con status, pensate un primario, non lo so, un medico, un magistrato, non lo so, una cosa così. Anche a 50 anni lui può tranquillissimamente beccarsi la 25enne con cui cominciare una famiglia, lo può tranquillissimamente fare senza problemi. Ok? Quindi molte di queste sono wallate. Wallate. Allora, anche loro dichiarano di essere abituate a frequentare uomini col portafoglio bello gonfio, tanto che la svedese si concede perfino il lusso di respingerlo. Non posso fare parole. Ritenendolo troppo basso e poco attraente. Deciderà di tenerselo come amichetto, vabbè. Allora, allora, le vittime perfette, quindi sono state queste qui nordeuropee, quindi emancipate e indipendenti, senza solidi legami familiari alle spalle, figlie di una società opulenta ed edonistica. Ecco, questa la contraddizione di cui ho parlato anche io svariate volte. Allora, queste donne nordeuropee, che quindi sono proprio l'emblema dell'emancipazione, della girl power, della non ho bisogno di nessuno, della io sono, no, sono forte, non, gli uomini non mi interessano, li uso come giocattoli, eccetera, eccetera. Queste qui poi, se voi andate a vedere il rovescio della medaglia, che è la realtà, queste qua le trovate su Tinder, che si fanno fregare anche dai falliti fondamentalmente, perché questo qui era un millantatore. Per cui, queste qui per stare su sto Tinder vuol dire che l'uomo lo cercano, lo vogliono, perché sennò non ci sarebbero lì sopra. E significa anche un'altra cosa, che loro nella vita reale riescono a trovare poco, hanno poco accesso agli uomini, perché ormai sono tutte mascolinizzate, sono tutte 35enni, sono tutte con questo atteggiamento molto competitivo con gli uomini, quindi non sono più donne femminili, accoglienti, che un uomo vuole come. Sceglierebbe come moglie, ok? Sono donne molto competitive, molto mascolinizzate, che sono abituate a competere con gli uomini, che sono abituate a trattarli come zerbini fondamentalmente, perché nella loro cultura l'uomo è una specie di giocattolino da utilizzare, così per divertirsi un po' e poi basta. Però poi le vedete su Tinder, le vedete lì sopra che si fanno fregare anche dai falliti. Perché poi queste qui sono tutte donne di mondo, ma poi mi pare che si trovano una persona di fronte e non scendono dalla montagna, non capiscono neanche a questo punto, non capiscono che magari questo qui a un certo punto ti chiede un prestito, che manco conosci, a stento lo conosci, questo qui ti chiede un prestito, e tu, cioè un miliardario che va col jet privato ti chiede il prestito, a te che magari fai la commessa, cioè ma non lo so, boh, vabbè. Cioè, quindi loro hanno dato questi soldi a questi ultramiliardari e si sono fatte fregare alla fine. Ok? Quindi alla base, che cosa c'è sempre? Alla base c'è sempre questa stramaledetta abitudine che abbiamo preso, questa stramaledetta ideologia occidentale, secondo la quale noi non dobbiamo più rispettare i nostri ritmi. Diciamo le nostre esigenze, i nostri ritmi naturali, ok? Perché una donna generalmente dai 20, già a 20 anni ha delle esigenze di tipo affettivo, di tipo emotivo, ok? Però si è deciso che questa cosa non bisogna assecondare e si è deciso anche un'altra cosa, che quando noi siamo nel fiore degli anni, quando abbiamo l'appetibilità maggiore, hanno deciso che noi dobbiamo investire solo nella carriera. Nel college, quello, quell'altro, cosa che tu puoi tranquilla, cioè io quello che dico, nessuno ti vieta di studiare se tu magari hai un compagno vicino, nessuno ha mai detto questa cosa, quindi loro fanno sempre la contrapposizione,
No, perché se hai quello poi non fai quell'altro, no? Se tu fai così, non fai... Cioè, sono tutte cose che poi fanno trovare queste donne a 35 anni sole, come delle babbè, praticamente, che poi cadono nella rete di questi qua, come delle babbè che non hanno concluso niente, perché dal punto di vista sentimentale, ovviamente, ormai gli uomini migliori sono andati. Dal punto di vista lavorativo, molto probabilmente queste fanno le commesse, lavorano nell'asilo, lavorano nell'agenzia di viaggio, quindi magari non hanno, non è che sono, cioè, ben poche di loro poi diventano, a 28 anni diventano amministratori delegati o diventano professoresse universitarie o diventano, che vi devo dire, primarie di ospedale, ben pochissime di loro fanno questa cosa qua. Quindi che cosa succede? Che tu ti ritrovi a 35 anni, dove magari la persona che veramente magari amavi te la sei fatta scappare perché magari lo trovi, sei troppo giovane, ma che fai? Devi studiare, sì, devono studiare per fare le commesse poi. E dal punto di vista lavorativo pure non hanno fatto chissà che cosa, perché tu poi, noi donne siamo anche più emotive, ci facciamo molto più influenzare da questa roba qui. Quindi quando io mi vedo a quasi 30 anni, senza nessuno, senza aver concluso, senza una mia famiglia, una mia coppia, come dire, una mia casa che magari ho con la persona che amo, per esempio, io mi faccio molto influenzare, io donna mi faccio molto influenzare, quindi magari non mi butto 10 ore al giorno proprio come un toro solo nel lavoro, perché sono distratta da queste cose, mi metto su Tinder, cerco di incontrare quello, quell'altro, cerco di, insomma, di fare qualcosa anche dal punto di vista affettivo, perché mi manca. E quindi non mi riesco a concentrare su niente. Ok, io per esempio ricordo che avevo un'amica d'università, una bellissima ragazza, una ragazza ma proprio bella veramente, occhi chiari, bionda, alta, sembrava un'indossatrice. Lei si iscrisse all'università a 21-22 anni e si sposò dopo essersi iscritta. Ovviamente il marito era più grande, eh? Era più grande, era, diciamo, era già... aveva una posizione solida perché lui veniva da una famiglia di, insomma, di avvocati, di cose del genere, per cui lui aveva sui 35-36 anni questo qui, era già piazzato, era tutto ben assicurato e lei ha fatto l'università e mentre faceva l'università lei ha avuto anche due bambini, quindi lei praticamente si è trovata verso, non so, i 30 anni che i bambini erano più cresciutelli. Quindi quando erano bambini proprio piccoli li ha seguiti perché stavano fondamentalmente a casa. E i bambini, verso i 30 anni, i suoi bambini erano, già stavano alle elementari. Lei stava finendo gli studi e quindi in realtà è andata molto meglio. Lei già aveva tutta una sua situazione solida attorno perché aveva un matrimonio già avviato, questa persona vicino, non aveva problemi economici, problemi di, non lo so, di nessun tipo. E quindi lei ha cominciato a fare un part-time quando i bambini avevano 5-6 anni più o meno. E praticamente lei si è trovata proprio alla perfezione, perché lei ha cominciato a fare un qualcosa di leggero, anche perché, ripeto, il marito stava molto ben messo, quindi ha cominciato a fare una cosa leggera quando i bambini già erano un po' più indipendenti, non avevano più 2 mesi di vita, ovviamente. Bambini che non sono andati al nido a 4 mesi, ovviamente, sono stati seguiti quando erano piccoli e praticamente lei ha fatto tutto. Non si è trovata a 35 anni a fare magari nello scantinato, che no, a trovare qualcuno, cioè insomma non ha fatto queste cose, per cui quasi quasi, ecco perché io dico che bisogna secondare i ritmi poi di una persona, ha fatto i figli da giovane, cosa molto... Ha trovato un uomo decente perché lei quest'uomo l'ha trovato quando aveva 20 anni, quando era nel massimo della sua, ripeto, ancora oggi è una bellissima donna, però chiaramente oggi non è più 20 anni, quindi tu lo stesso uomo che hai trovato a 20 anni, non ha, cioè questo stesso uomo, anche se ha 10 anni più di te, più di 10 anni fanno di differenza, ma adesso lei da 35enne non avrebbe più accalappiato il 46, perché quel 47enne adesso avrebbe voluto una più giovane, questo sto dicendo. Quindi alla fine lei ha fatto tutto secondo i ritmi giusti, secondo me. Perché comunque lei è riuscita a trovare questa persona decente, cioè più che decente, anche perché era giovane.
l'avvocato, il rampante avvocato 36enne, si è, guarda un po', si è preso la 21enne, non si è preso la 35enne, la 35enne non la vuole, ma è normale, insomma. L'avvocato 35-36enne si è beccato ovviamente la ventenne. Poi, quando lei ha avuto 22 anni, si è sposata e quindi chiaramente è andato tutto. È così che dovrebbe andare, secondo me, la cosa. Quindi, poi non è neanche vero. Ma tu poi non fai più niente. Non è vero. Lei ha fatto, anzi, lei ha fatto molto più di quello che tante non riescono a fare. Perché alla fine ha potuto seguire i figli, ha trovato un marito, proprio un signor marito. Ha vissuto i suoi anni migliori di giovinezza con questa persona vicino, con una solidità economica, con una bella casa, con i bambini piccoli. Mamma mia, benedetti Dio, come si deve. Io invece vedo tuttora 35enni che non sanno dove sbattere la testa perché il lavoro ce l'hanno precario, non riescono a trovare uno straccio di fidanzato perché chiaramente gli uomini migliori o se ne sono già presi, giustamente, come questo qua. Perché questo qua che adesso ha 40, boh, 45, qualcosa del genere, anche se adesso era single, non voleva la 38enne, non la vuole la 38enne, vuole la ragazza, la donna più giovane ovviamente, non l'avrebbe mai voluta, questo voglio dire. Questo che non capiscono, non capisco, loro si illudono che a 38 anni trovano il bel marito come lo potevano trovare a 20, ma purtroppo non è così, non è assolutamente così. Questa cosa è una balla colossale perché non succede mai questa cosa qua. Allora, infatti qua dice, sembrano vivere in un mondo arcobaleno, ecco, di illusioni. Nessuna che dopo mesi di frequentazione si sia presa la briga di googlare Lev, come si chiama lui? Quindi divulgare questo qua e scoprire che non ha nessun figlio con quella faccia, nessuno che si chieda come mai uno che ha intorno una famiglia multimiliardaria abbia bisogno di ricorrere proprio a loro per poche decine di migliaia di euro. Nessuno che si sia posto delle domande, ma questo è vero. E neanche nessuno che si sia messo a chiedersi perché un miliardario dovrebbe volere. Ecco, un miliardario che magari anche di 40 anni, di 45, non lo so quanti anni ha questo qui, però questo fantomatico miliardario, però il miliardario di 40-45, il multimiliardario, ma tesoro caro, non vuole la 38enne mascolinizzata, poi tra parentesi, cioè lui vuole questi qua, i veri miliardari, anche 40enni, 45, loro hanno accesso alle ventenni, alle 25enni. Perché mai dovrebbero prendersi una di 38 anni che ormai è sfiorita, che è stata con 50.000 persone, che magari stessi casi, che magari c'è qualche figlio, non lo so. Cioè, ovviamente, questa è una cosa. Bisogna essere realisti, bisogna essere molto realisti e capire che questi sono. Questa è propaganda, sono balle, questa è propaganda femminista, queste sono balle, non è assolutamente vero che poi il miliardario quarantenne vuole la 38enne. Questa è una cosa che proprio si devono levare dalla testa perché non è vera, non è assolutamente vera questa cosa. È un'illusione. È solamente un'illusione. Quindi, adesso, quindi, che succede? Che tutta questa moltitudine di donne di 35enni, 38enni, agguerrite, indipendenti, mascolinizzate, molto competitive, anche perché loro hanno capito che queste qualità, che magari sul lavoro possono essere positive, diciamo così, hanno capito che queste sono le stesse qualità che rendono positive, le rendono positive anche in coppia, quando invece è proprio il contrario, il completo contrario. Qui in coppia non devi assolutamente essere così, perché un uomo non vuole una con cui competere, l'uomo vuole esattamente il contrario, l'uomo vuole una donna dolce, una donna accogliente, una donna che lo sostenga, non vuole questa qui agguerrita, competitiva, non vuole assolutamente questa cosa qui. Oppure, se proprio trovi un uomo che vuole questo, trovi generalmente degli uomini molto molto di bassa qualità, uomini zerbini, uomini che non sono leader poi della loro famiglia, sono uomini che non contano niente in famiglia, se voi ci fate caso, questi qua. Quindi bisogna cominciare a dire la verità alle donne. Quindi noi siamo appetibili dai 18 ai 24-25. Quindi se
se una donna vuole trovare, diciamo, se ambisce comunque ad avere un rapporto, come dire, con cui, una persona con cui creare una famiglia, un qualcosa di stabile, lo deve trovare quando è giovane, non a 38 anni, perché dopo, cioè per carità, tu puoi trovare anche una persona a 50 anni in teoria, però sono altri tipi di rapporto, non sono più quei rapporti che tu instauri a 20 anni, a 22, a 25, sono già altri tipi di cose. Allora là cominci a trovare persone di un altro tipo, il separato, il vedovo, con cui instauri un altro tipo di rapporto, ok? Con cui tu instauri il rapporto per cui, non lo so, ti fai una bella cena fuori, ti puoi fare un bel viaggio, questo sì, ma è già un'altra cosa, diciamo, è meno progettuale, perché comunque molto probabilmente questo tizio il rapporto progettuale già l'ha avuto e gli è fallito, quindi è un altro tipo di rapporto. Quindi illudersi di trovare un rapporto, diciamo, tra virgolette, per la vita quando hai 38 anni è molto 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 difficile, soprattutto su Tinder, cioè proprio su Tinder rimorchi tutte altre cose eventualmente. Quindi bisogna ricominciare a dire la verità alle donne, non a illudere con queste stupidate. Anche a 40, 38, 45 tu trovi l'uomo della tua vita che sta là che ti aspetta, ma non è vero, ma non è vero, o trovi rapporti di altro tipo o proprio trovi il fallito cinquantenne che non si è preso nessuno, che magari ha zappato la terra, per cui voglio dire, se, allora poi là è diversa la cosa, anche perché tu, diciamo, la tua appetibilità, la tua qualità è scesa, non c'è niente da fare, perché sei più vecchia, perché hai tante relazioni fallite alle spalle, perché magari hai tanta sofferenza accumulata, hai fatto 10 convivenze fallite, cioè insomma anche tu, anche la tua qualità, insomma cambia, cambia, decresce, non c'è niente da fare, questa è la verità, è inutile. Allora o si comincia a dire la verità alle donne, oppure queste cose, avremo sempre, donne sempre più sole perché si illudono di poter fare queste cose anche a 40 anni, a 38, a 45, cose che sono balle. E quindi questa situazione andrà avanti. Quindi si continuerà. Quindi dicevo, quindi o si comincia a dire veramente le cose come stanno, politicamente scorrette, ma la verità. Oppure, insomma, le donne saranno sempre più sole, sbaglieranno sempre perché chiaramente faranno le cose in un'età in cui non, diciamo, è molto più difficile farle. E quindi le cose saranno sempre più. Poi soprattutto togliere di testa le persone che se hanno una relazione non possono fare più. Mi sembra che se tu stai con una persona, basta, è finito. Ti chiudi in casa e fai il brodo. Basta, ma non è vera questa cosa. Vi ho parlato poc'anzi di questa ragazza che conosco e che si è sposata a 21, a 22 anni. E lei ha fatto forse più cose lei che le altre, quasi quasi. Quindi non è la tua crescita personale, la tua istruzione possono tranquillamente andare avanti, senza, anzi devono andare avanti. Non è che tu hai la relazione con una persona, basta, sei in galera, cioè, ma quando mai? Ma chi l'ha detta questa cosa? Questa è sempre una visione del cavolo femminista, per cui se tu hai un uomo vicino sei una prigioniera, sei mamma mia, che col talebano, ma che è? Cioè, ma non è vera questa cosa, ma non è vera. Certo, se ti sposi magari il talebano iraniano può essere pure così, ma in Occidente sicuramente non è così, non è così, quindi queste sono balle. Va bene, va bene, va bene. Quindi, come al solito, la propaganda ci ha fregate. Molto bene. Va bene. Alla prossima news.